Salute ragazzi e bentornati qui sul mio canale Cuco Veloxor. Io sono qui ragazzi a portarvi un video un po' particolare. Un video un po' particolare perché oggi vi farò vedere la mia postazione da gaming. Ho già fatto un video di questo tipo più o meno 5-6 mesi fa se non erro. Però considerando che è passato un sacco di tempo, tantissima gente nuova è arrivata e non l'ha visto. E a parte questo, che comunque la cosa forse è meno importante perché comunque il video è sul canale, c'è il fatto che la postazione è cambiata un botto ragazzi. Cioè ho preso un sacco di cose nuove, quindi c'è veramente tantissimo da farvi vedere di nuovo. E quindi siccome ho proposto questa cosa in pagina e tantissime persone hanno appunto detto sì vabbè ci può stare, ho deciso di fare questo video, un video molto sciallo. Tra l'altro come vedete sono in pigiama, quindi dico più sciallo di così si muore praticamente, cioè più sciallo di così sono nel letto proprio coricato, addormentato, quindi diciamo che è molto rilassante come video, un video tranquillo. E dicevo, vi farò vedere semplicemente la mia postazione, vi mostrerò le nuove cose che appunto mi sono procurato, mi sono comprato, mi sono state regalate, insomma cose di vario tipo. Appunto niente, ve ne parlerò un po' magari per quelli che sono più interessati. Ecco, alla fine è una cosa secondo me interessante perché di fatto riguarda un po' tutti, visto che sono cose che potrebbero interessare a tutti. Vi dico subito che probabilmente il video sarà molto molto sfogato, ma sapete benissimo che io non sono il maestro delle messe a fuoco, quindi se sarà sfogato ragazzi il motivo è semplicemente questo. Comunque, prima cosa che sicuramente avrete notato è che appunto qui, vediamo se riesco, sì, c'è praticamente il cartellone che avevo prima qua per terra, l'ho spostato ragazzi e l'ho messo lì attaccato al muro, perché mi è sempre stata sul cazzo questa vetrata qua raga, sempre stata sul cazzo, e in questo modo ho sia tappato la vetrata sia mi sono levato sta cosa dai coglioni che iniziava a dare un po' fastidio. E niente, l'ho messo lì, secondo me ci sta, nel senso alla fine fa da porta, ecco, ripara, fa un po' da, sì, da porta semplicemente, quindi ci sta. Tralasciando questo, qua ragazzi ci sono le solite puttanate che vi ho mostrato anche nell'altro video, stronzate che non riguardano niente col gaming. Qua vedete c'è un po' di cibo, c'è diciamo il mio settore alimentare, che non è altro che un'estate delle patatine e dell'acqua, nel senso molto molto limitato quel settore alimentare, diciamo che un po' sono cose messe lì per pigrizia, per non andare ogni volta in cucina, però vabbè, insomma diciamo che non è il caso di soffermarci tanto su questo. Una cosa che volevo farvi vedere ragazzi, vediamo se riesco, porca puttana, a mettere a fuoco, è questo zaino raga, che sembrerà una stronzata però c'entra col gaming. Ecco perché c'entra, perché in pratica raga questo zaino me lo sono comprato per quando parto per le fiere. È uno zaino un po' particolare che ha la particolarità di avere miliardi di tasche, quindi volevo far vedere perché mi piace veramente un botto. Cioè c'ha tipo 6 tasche, è una cosa immensa ragazzi, costa una puttanata tipo 30 euro, l'ho preso su Amazon e dentro c'è il mio portatile. Ecco perché è uno zaino fatto apposta per portare il portatile, quindi l'ho preso per questo, nel senso io ho questo portatile ragazzi che ho preso tempo fa, l'ho pagato più o meno 700 euro, non è niente di particolare, è un portatile così che diciamo va bene per editare, non è proprio il massimo, però comunque per quello che faccio io può andare bene insomma. E appunto ho preso anche questo zaino perché avevo necessità di trasportarle, di mettere dentro mille cose, e qua ragazzi ci sta tutto, ci sono 8 miliardi di tasche, cioè proprio lo zaino migliore che si possa avere, nel senso era più di quanto mi aspettassi, veramente strasoddisfatto. Quindi se vi serve uno zaino ragazzi, non mi ricordo neanche il nome, cioè cercate su Amazon zaino per portatile, dovrebbe essere la prima cosa che trovate perché è il più venduto, quindi veramente una cosa fantastica. Comunque qua invece passando alla zona da gaming, qua ragazzi c'ho le solite stronzate. Qua c'è il gamer grip, mitico gamer grip ragazzi, sempre lui, mai utilizzato. E vabbè là ci sono un po' di cazzate ragazzi, queste cose ve le ho già fatte vedere. Qua ci sono soldi a caso, non so per quale motivo. Qua tutti i giochi con tutti i vari control freak, insomma qua non è cambiato nulla fondamentalmente dal precedente video in cui vi mostrai la mia camera. Qua c'è una scatola di occhiali e qua vabbè tutti i vari giochi ragazzi. Questa cosa che mi ha regalato uno di voi è una fiera, che non è altro che una cosa che si lancia ragazzi, c'è scritto Velox, è praticamente una specie di cosa ninja che si dovrebbe lanciare così, insomma poi vabbè lo raccogliamo. E niente, abbastanza carina questa cosa. E poi vabbè le solite puttanate ragazzi, cioè qua non c'è assolutamente niente, la vera cosa è qui, ma lo vedremo tra poco. Qua invece ragazzi ci sono le mie solite console. Io per chi non lo sapesse ho la Wii U, che mi era stata data appunto per fare vabbè una cosa, un progetto, ma non l'ho mai utilizzata nella mia vita. Qua c'è la One ragazzi, la PS4 e la 360. Per quanto riguarda la PS4 ragazzi, sopra c'è un hard disk che non c'entra assolutamente nulla, è un hard disk che ho comprato per il portatile da 1 TB della Toshiba, abbastanza buono, nel senso fa il suo dovere, abbastanza rapido, capienza appunto come vi ho già detto 1 TB, quindi diciamo che non ci lamentiamo ragazzi. Metti a fuoco, mannaggia a te. E niente, se vi serve un hard disk, sta cosa ragazzi, sempre su Amazon, tempo fa ho fatto un po' di acquisti. Qui invece c'è il cavetto che utilizzo per collegare il pad della PS4, che adesso è carico, quindi è arrotolato, perché l'ho arrotolato, ho detto magari passo per uno ordinato, invece
invece c'è, basta che alzi un po' la videocamera e qui c'è praticamente il mondo di cavi tutto arrotolato, eccetera. Qui ragazzi, la mitica 360, la solita, ve l'ho già mostrata a mille anni perché questa ce l'ho da quando ero bambino. E qui una cosa nuova, ragazzi, che non è nuovo di fatto perché ce l'avevo giù nella cantina, ragazzi, mai utilizzato. Questo è praticamente uno switch. Cosa mi serve lo switch? Perché in pratica io non ho il modem nella mia camera, il modem è da un'altra parte. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto passare un lungo cavo che arriva in camera mia, ma che è appunto uno solo, motivo per cui io non ho mai potuto collegare insieme PC e console. Ecco, con questo faccio arrivare, ragazzi, il cavo Ethernet dal modem che entra qui. E poi questi due sono i due cavi, che uno va rispettivamente qui alla Play e l'altro, ragazzi, va rispettivamente al PC. E quindi sdoppia, diciamo, il segnale. Ed è una cosa molto buona. Io pensavo avrebbe, diciamo, ridotto la potenza del segnale, invece assolutamente no, va benissimo, ragazzi, cioè è proprio perfetta. Quindi se vi serve uno sdoppiatore, ragazzi, fidatevi che fidatevi che non riduce la cosa, almeno. Questo non lo riduce, poi non so. Qua sotto, vabbè, ragazzi, le solite casse, che poi sono monitor da studio, non sono casse per ascoltare la musica intera, sono monitor. Nel senso, dovrebbero avere una qualità superiore al normale, però diciamo sono casse, sì, cioè, dobbiamo fare semplice, sono casse, ragazzi, delle normalissime casse. Passiamo qui, ragazzi, qua c'è inizia appunto la zona di registrazione. Questa cosa l'ho comprata subito dopo aver fatto l'ultimo video in cui vi mostravo appunto la mia postazione, ed è una cosa molto fondamentale per chi registra questa qua, ragazzi. Questo non è altro che un'asta regge microfono, ragazzi, come vedete. Ci ho messo un anno per montarla, perché? Perché di fatto ho dovuto staccare delle parti e ho dovuto ingegnarmi io, insomma, l'ho un pochettino avvitato io, perché questo microfono non era compatibile con quest'asta, ma io ovviamente questa cosa l'ho scoperta quando l'asta era già a casa mia, l'avevo già comprata, quindi mi sono dovuto ingegnare un po', sono montato un po' di stronzate e sono riuscito a collegarlo. Fatto sta che appunto è una cosa utilissima questa, perché appunto si aggancia, come vedete, al tavolo in una maniera molto banale, cioè semplicemente un orsetto che si attacca qua al tavolo, e appunto vi permette di avere il microfono molto vicino alla bocca. Cosa serve questo, ragazzi? Questo per tutti quelli che appunto registrano, fanno video, insomma, solo queste cose. L'asta fondamentalmente serve per poter avere il microfono vicino alla bocca. Automaticamente, avendo il microfono vicino alla bocca, voi potete permettervi di abbassare dal computer la potenza del microfono, di conseguenza tutti i rumori superflui, i rumori di fondo, sono, diciamo, più deboli, ok? Ed è più debole anche la vostra voce, ovviamente, perché diciamo di base il microfono riceve meno suoni. Però considerando che il microfono è vicino alla vostra bocca, riuscite a compensare questa riduzione della potenza, ecco, della sensibilità del microfono, col fatto che appunto ce l'avete vicino e quindi la voce si sente comunque bene e forte, però non si sentono tutti i rumori di merda in sottofondo, ecco, detto proprio in parole povere, ragazzi. Quindi se volete registrare, questa cosa vi aiuta tantissimo ad avere una qualità audio migliore. Una normalissima asta che ho pagata tipo 10 euro, non mi ricordo neanche, cioè ce ne sono miliardi. Ne ho presa una a caso e via, ci stava. PC, ragazzi, qua sotto, qua intanto c'è un puttanaio, non fateci caso, ma c'è, cioè, veramente, io sono una persona abbastanza disordinata. Cioè sono mille ciabatte, raga, c'è una qua sotto, una qua, veramente un puttanaio. Qua c'è il mio PC, l'altra volta, all'ultimo video che ho fatto, mi avete chiesto le caratteristiche, non me le ricordo sinceramente perché ce l'ho da 2 anni. C'ha un i7, ragazzi, abbastanza buono, ecco, cioè alla fine renderizza in video abbastanza velocemente, però non essendo un esperto di PC non so nemmeno dirvi esattamente come sia. Fatto sta che vi dico, renderizza bene i video, tra l'altro ne sto renderizzando uno qua, ragazzi, proprio ora, i minigames che avrete visto stamattina li sto renderizzando in questo momento. E appunto niente, un PC abbastanza buono. L'unica cosa che so appunto è che ha come processore i7, basta, non so altro. Cioè, nel senso, in realtà le sole cose, però nel dettaglio non ve lo so dire. C'è una scheda video Nvidia, ragazzi, c'è cose di questo tipo, nel senso niente di particolare. Però diciamo che l'unica cosa buona era appunto il processore, tutto il resto era abbastanza messo ad cazzum. Qua, ragazzi, passiamo alla mia postazione vera e propria. Intanto ci sediamo nella sedia che vi mostrerò tra poco. Vediamo un po' se riesco a fare un po' di zoom out. No, è già al massimo. Qua, ragazzi, vedete due paio di cuffie. Queste sono le cuffie che uso per giocare, le mie Astro A40, l'ultimo modello, con attaccato il, diciamo, il setup di Black Ops 3. Vedete che anche sopra c'hanno le cose di Black Ops 3, no? Questa è una cosa che si può cambiare automaticamente nelle Astro A40 TR. Cioè, voi comprate le Astro A40 TR e poi, tipo, con 30 euro vi comprate il setup ufficiale dei vari giochi che volete voi, che comprende questa parte sopra che si stacca e si attacca, appunto, questa parte laterale, appunto, con il logo di Black Ops 3, e poi questa parte interna, ragazzi, che si può staccare a sua volta. Vediamo se ci riusciamo con una mano. Sì, si può staccare anche questo, ragazzi. Rimangono le cuffie così vuote, appunto. E niente, sono personalizzate appunto di Black Ops, era abbastanza carine, a livello di qualità sono ottime. Qua c'è il mix up, come vedete, il solito mix up, un po' sporco come sempre, impolverato più che altro. Mentre qui invece ho le mie Razer, che sono praticamente le Kraken, se non erro, che mi sono state regalate tra l'altro dalla Razer, non ve l'ho mai detto forse, me le hanno appunto regalate e niente, le utilizzo per editare queste cuffie, sono veramente fantastiche anche queste, sono veramente ottime. Cioè le utilizzerei anche per giocare, però non so se vanno col mix up, fatto sta che per editare, per ascoltare musica sul PC sono allucinanti, hanno dei bassi che fanno vibrare ogni cosa, ragazzi. Tra l'altro mi gasa un botto perché cambiano colore qui, sembra una cosa abbastanza stupida, però mi piacciono questi dettagli un pochettino carini.
Qui ragazzi invece il mio solito monitor da 1080p, niente di particolare ragazzi, intanto è anche acceso, niente di particolare, ripeto. Mentre qua il mio solito schermo del PC di 800 anni fa, cioè a livello di monitor non sono molto avanzato, ecco, tra un po' magari mi prendo un BenQ così, giusto per adeguarmi un po'. Più che altro volevo prendere due monitor uguali per poterli mettere accanto e poterli collegare tra loro, perché questo monitor qua, essendo molto vecchio, non è possibile collegarlo al PC ragazzi, c'è un po' un bordello, quindi dovrei cambiarlo. Scendendo un po' ragazzi, c'è la mia tastiera, sempre della Razer, questa tastiera è fantastica ragazzi, è una tastiera meccanica. Vediamo un po', se premo un po' di tasti, sentite il rumore che fa raga, perché è meccanica ed è veramente top questa tastiera. Tra l'altro vedete come si illumina, sta cosa vi giuro mi è sempre piaciuto un botto. Si può cambiare l'impostazione della luminosità, infatti ora vi faccio vedere. C'è un banalissimo programmino raga che vi potete scaricare, se avete questa tastiera. E in pratica potete impostare i vari tipi di cosa, no? Tipo quello che ho messo ora raga, io premo e si illumina il singolo tasto. Ma lo posso cambiare come voglio, cioè posso mettere ogni singola cosa ragazzi. Tipo questa è Starlight, ora provo a mettere Wave, quella che avevo prima raga. Posso mettere Static, che fa così, niente di particolare. Quest'altra raga, che non so che cazzo sia. Ah ok, si illumina così, a Katsum. E poi vabbè, un po' di cose ragazzi, niente di particolare. Questo qua, ecco, guarda che figa questa raga. Premo il tasto e si diffonde la luce, ecco. E niente, questo qua appunto vale per la tastiera, ma vale anche per il mouse, che è sempre da Razer, che mi hanno dato su diversi mesi fa, raga, non ve l'ho mai fatta vedere queste cose. E niente, questo è il mouse che uso, Mamba, il mouse Mamba se non erro, il nome dovrebbe essere questo. Questo si illumina tutto, anche qua posso modificare un po' tutto, cioè tipo il programmino che vi potete scaricare free. E niente, posso mettere tutte le impostazioni, infatti io tipo mi ero chiuso a cercare l'impostazione preferita, però alla fine quella che ho lasciato è questa. Questa tutta colorata così perché mi piace troppo. C'è la notte quando c'è buio in camera, raga, è una cosa bellissima, vi giuro, ce ne piace veramente troppo. Sono stronzata, a parte che sono comodissime queste cose, nel senso proprio da utilizzare, però proprio anche a livello estetico mi piacciono tantissimo, infatti sono stato veramente contentissimo. Una delle cose che mi rende più soddisfatto appunto della mia postazione, ragazzi. Qua invece, raga, il solito farettino, ce l'avevo anche l'altra volta, questo è quello che uso per registrare, è fondamentale, raga. Raga, fa una luce spaventosa, ora diventerete ciechi, guardate, vabbè, tanto non vi dà fastidio, posso aumentarla quanto voi, cioè è una cosa illegale, vi giuro, non avete idea, infatti lo tengo al minimo, ed è assurdo. Adesso d'estate è un po' un problema perché fa troppo caldo, infatti, e non riesco. Tra l'altro io quando lo utilizzo non lo metto qui, ma lo metto qui, perché io gioco così, e qua, come vedete, c'è il mio treppiedi, dove metto la fotocamera qui in mano adesso, e mi prende così, ragazzi, e qua metto il farettino qua sopra, perché questo monitor, essendo vecchio, è spesso cazzo, quindi praticamente ci sta la lucetta, ragazzi. Ce la metto lì, appunto, e mi inquadra verso qui, dove appunto dietro ragazzi c'è una foto di me da bambino, e qua ci sono un po' di stronzate che ho messo per creare un po' di ambiente, tutte le scatole delle cose, cioè in realtà ne avrei un sacco, perché lì ragazzi dove ci sono le varie cibarie, là dentro c'ho di tutto, non avete idea ragazzi, non si vedono, però sono pieno di scatole lì, ma soprattutto nello scantinato sono pieno, però qua ho messo le più luminose, le più colorate ragazzi, queste sono così che ho fatto vedere nel video della SCAF, sono pieni di roba e le tengo là dentro, ma caso mai dovesse servirmi qualcosa, qua le scatole dei pad, niente di particolare ragazzi. E la scatola delle cuffie, le tengo qua dietro, infatti non so se si nota, ma nei video in teoria io ce l'ho come sfondo, e che metto la webcam tonda, quindi non si nota più di tanto. Qua raga invece abbiamo la mia mitica collezione di pad, qua c'è quello che uso appunto sulla PS4 al momento, e qua ce ne sono mille ragazzi. Questo qua che pad è? Questo è un pad standard della PS4, niente di particolare, aspetta che sposto un po' la luce. Un pad standard appunto della PS4 raga. Qua c'è un pad della One ufficiale Next Gaming, qua un altro pad della PS4, quello che utilizzavo prima, qua il mio pad della One attuale appunto della SCAF che ho fatto vedere nel video, qua un altro pad della One raga, qua il pad della 360 vecchissimo che non è neanche mio ma è di Karma, e qua un altro pad ragazzi della PS4, questa è la mia collezione di pad, ne ho tantissimi, infatti cioè, boh, sono un po' troppi effettivamente, se c'è quell'angolo della camera che è pieno di pad, effettivamente poi ne uso due, uso questo e questo. Però gli altri funzionano tutti benissimo, nel senso sono tutti, a parte questo che aveva quel problema al quadrato, non so se mi seguite un po' lo saprete, però alla fine in linea di massima va bene. Questi ragazzi sono tutti i miei pad, questi due ripeto sono quelli che utilizzo attualmente, ve li ho mostrati nel video, e ne sono anche i più belli credo. Cioè questi due sono i più belli ragazzi, questi due SCAF, questo qua. Sono questo quello vecchio e questo qua è quello nuovo, sono colori praticamente invertiti, nel senso ho un pochettino mixato i colori, i miei colori preferiti raga. Fatto sa che questa è tutta la mia collezione, c'ho mille, come si può dire, custodie tra l'altro, come vedrete, ne ho veramente tantissime. Ora ragazzi passiamo alla una delle cose che mi gasa di più in assoluto, ovvero la mia sedia, perché ve ne ho parlato in un video, la vedrete sempre, però non, cioè ve la voglio proprio mostrare perché vi giuro, proprio ve lo giuro, che questo è uno degli acquisti migliori che abbia mai fatto, perché
ne vado fiero perché è di una comodità che voi non potete capire, ragazzi. In pratica, partiamo col farvi vedere questi due cuscinettini che sono praticamente uno per la testa, si mette qui, lo posso anche togliere, e se proprio appoggiare la testa ed è comodissimo. E questo qua si può togliere, questo qua serve per tenere la schiena in maniera dritta e praticamente corretta, e niente, praticamente ve la stira, quindi quando vi alzate è come se non foste stati seduti per ore, siete belli rilassati. Fatto sta che la cosa che mi fa godere di questa sedia, ragazzi, è che si può praticamente inclinare in ogni modo possibile e immaginabile. Nel senso, qua ragazzi c'è il classico coso per inclinarlo, ok? Un attimo. Inquadratura un po' provvisoria, questo è il mio bellissimo pigiama. Dicevo, qua a sinistra, il coso che vi sto facendo vedere adesso, praticamente vi permette di regolare l'inclinazione. Ed è una cosa strabella, cioè io mi posso mettere così, raga, la blocco e sono praticamente inclinato tantissimo, ok? Il massimo è questo, sì, così. Che non si vede mai tantissimo, cioè è inclinata proprio, ragazzi, la sedia, nel senso è inclinata un botto. Allo stesso tempo posso anche inclinare da qua a destra, no? Cioè praticamente una manopolina per inclinare. E posso inclinarmi ulteriormente. E in pratica sono sdraiato così, raga. Sono completamente sdraiato. Ma la posso anche ovviamente mettere dritta. Infatti quando io gioco la tengo più o meno così. Questo qua ovviamente è troppo inclinato. Questo lo faccio quando gioco, quando edito solitamente, che sono bello tranquillo. Così, ragazzi, quando gioco la tengo solitamente così. Poi posso, vabbè, manovrare un po' queste cose qua, ragazzi. I manubretti. Questi qua li posso un po' manovrare, li posso spostare a destra e a sinistra. Ma sono cose un po' inutili queste, nel senso, cioè alla fine li tengo così e basta. E poi, vabbè, il solito coso, ragazzi, per stare più in alto, vabbè, le solite cose, ma non è importante, cioè la tengo al minimo. La cosa che mi gasa di più in assoluto, ragazzi, che mi avevo già detto, è il fatto che la posso inclinare. Cioè, quando sono tipo stanco, no? Torno a casa di notte, no? E devo editare, tipo alle 2, mi metto così rilassato, proprio come se fossi proprio su una poltrona ed edito tranquillamente così, raga, proprio relaxed, proprio al massimo. Quindi niente, veramente uno degli acquisti migliori che abbia mai fatto questa poltrona, vi giuro, c'è uno proprio dei migliori. Ho detto invece, ragazzi, vedete un po' di poster, questo dovrei essere io da bambino, sono io da bambino. Questo qua è un poster che ho messo, che avevo già di New York, mi era caduto, l'ho riattaccato, quindi sicuramente non lo vedete da un po'. Mentre qua, raga, un attimo che giro, qua, raga, potete ammirare il mio premio dei 100k, ragazzi, che ho messo là bello in vista sulla postazione, così giusto per ricordarmi che appunto non bisogna mai mollare, appunto proprio per motivarmi, raga, bello là sopra, fiero. E niente, questa, ragazzi, in generale la mia postazione. Qua intanto voglio fare una cosa, ragazzi, al buio è una cosa troppo bella, cioè così illumina tantissimo, veramente una bomba, mi piace veramente tantissimo. E quindi niente, raga, questo era appunto un video semplicemente per mostrarvi un po' la mia postazione. Come avrete visto, sono cambiate un sacco di cose, sono veramente contento di quello che sono riuscito a costruire appunto in questa postazione, perché tutto quello che vedete qui è tutto stato comprato inizialmente con i miei soldi da quando ero bambino. Cioè io sono partito da questo monitor comprato, ragazzi, tipo con i soldi della promozione della terza media, ragazzi, non sto scherzando, ce l'ho da una vita quel monitor. Poi ho comprato appunto la 360, poi ho comprato la console, ho comprato tutto con i miei soldi, poi con YouTube piano piano, magari mi sono fatto regalare qualcosa dai vari sponsor, insomma tutta questa postazione è frutto comunque di quello che ho fatto io, nel senso nulla mi è stato regalato dai miei o da qualcuno, nel senso è tutta roba nata appunto dall'impegno, ecco, fondamentalmente. Quindi è una cosa di cui vado proprio orgoglioso, ragazzi, perché è tutta roba mia. E quindi niente, io spero che abbiate apprezzato questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa postazione, raga, quello che volete. Non vi ho fatto vedere le cose nel dettaglio perché ve le ho già mostrate tutte nel dettaglio, a parte appunto la sedia che era nuova, appunto magari la tastiera eccetera, però il resto già la conoscevate già. Spero che abbiate apprezzato, mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like e noi ci becchiamo semplicemente domani alle 13:30 con un nuovo video. Bella, raga.